Hermes, Diciamo. ma ti vedo un po' piccolino, ti vedo un pochino sciupato. Cosa hai fatto? Hai smesso di allenarti, non mangi più, che è successo? ultimamente mi sono allenato poco. Bene, bravi ragazzuoli, eccoci qua con un nuovo video. Oggi questo qua sarà praticamente un vlog dove io porterò con me nel mio viaggio verso Istanbul per la Turchia. È attualmente giovedì mattina prestissimo, se si può dire mattina, praticamente 1:30 di mattina. Di notte, di mattina comunque, insomma, non alzo troppo la voce per non disturbare i vicini. E niente, abbiamo qua le valigie pronte, tutto attrezzato, telecamera, microfono, eccetera, eccetera, vestiti. Abbiamo qua passaporti, portafogli, tutto pronto. Niente, adesso vado a dormire qualche oretta. Domani ci svegliamo presto verso le 6, 6:30 e poi ci aggiorneremo durante il video per tutto il resto. Bene ragazzuoli, buongiorno, eccoci qua, sono praticamente le 7 di mattina e noi siamo belli comodi, ragazzi, importantissimo, vestitevi comodi, scarpe da ginnastica, tuta, felpa, perché per i viaggi bisogna sempre essere comodi. Noi andiamo a prendere treno. It takes a lot of repetition and practice. I would never let you just listen to whackness. I'm not looking to be a legend in status. I just wanna be mentioned for etching some classics. If I never got my recognition for talent, it wouldn't bother me. Bene, bravi ragazzuoli, eccoci qua arrivati all'aeroporto di Istanbul. Stiamo facendo una pausa qua in toilette. Siamo arrivati, viaggiando tutto benissimo. Abbiamo mangiato, bevuto, stato alla grande. Ora niente, prendiamo taxi, ci dirigiamo subito in hotel. So che gli altri ragazzi, Hermes, eccetera, eccetera, sono arrivati anche loro più o meno a quest'ora. Mamma mia, le borse perché ho dormito un'ora. Quindi niente, ci vediamo dopo in hotel. Mio Hermes, ma ti vedo un po' piccolino, ti vedo un pochino sciupato. Cosa hai fatto? Hai smesso di allenarti, non mangi più, che è successo? Le abbiamo completate, siccome mancava solamente la firma di Hermes a Dubai, purtroppo non l'abbiamo fatto fare, eravamo impegnati a fare altro, dai. Bene, eccoci ragazzuoli, siamo qua nella nostra stanza d'hotel, stanza molto semplice, armadietto per i vestiti, un bagno molto bello, carino, ci sta, niente di che. Poi abbiamo qua i due letti, TV, uno per me e uno per mio fratello. Ragazzi, devo dire due cose importanti. Allora, praticamente mi avete visto dall'aeroporto arrivare fino qua in stanza senza farvi vedere altre cose, ma in realtà è successo di tutto e di più. Purtroppo però non ho voluto filmare perché cavoli. Allora vi spiego, siamo arrivati, abbiamo messo giù la roba, siamo andati con Hermes e tutti gli altri atleti a mangiare fuori. Engen ci ha preparato insomma una cena per tutti gli atleti ed eravamo andati. Insomma, siamo tutti al tavolo e ragazzi, cioè, incredibile. Non ho filmato perché, sai, non volevo essere l'unico scemo che tirava fuori il telefono, faceva storie, film, eccetera, eccetera. Però comunque eravamo io, Hermes, John, la moglie di John, la moglie di Ron Beth, Todd Hutchins, Michael Todd, la moglie di Todd, Oleg Zok, un suo zio, mi sembra. Chen Shaw, la fidanzata di Chen Shaw, poi c'era Engen, Evgeny Prudnik, l'altra tizia anche la russa, poi tipo Tobias Porrong, poi nell'altro tavolo, qua erano tipo tutti americani, insomma noi un pochino così, e poi nell'altro tavolo c'era tipo quelli dell'East, poi nell'altro tavolo c'era tipo tutti i russi, Hazimura Zoloev, Schoolboy, Morozov e tutti gli altri. Mancavano solamente georgiani, tipo Gennady, Tavberidze, quelli lì che comunque arriveranno domani perché comunque arriveranno un giorno di ritardo. Abbiamo chiacchierato con John, abbiamo parlato del più del meno, abbiamo parlato del suo match, del match di Hermes. Che posso dirvi ragazzi, quando 1 anno e mezzo fa ho aperto questo canale, sinceramente non avrei mai detto che sarei arrivato un giorno in cui boh, mi sedevo con i più grandi campioni della storia di questo sport a parlare come se fossimo amici di vecchia data, avere queste viaggiare per tutto il mondo in questa maniera incredibile, a conoscere tutti questi atleti. Pensate che, cioè, mi è successa una cosa pazzesca. Cioè, stavo camminando dietro il tavolo per andare a sedermi. Si è alzato Todd Hutchins, Mr. Todzilla. Ve lo giuro, cioè, sono rimasto malissimo. Non ci vuole neanche che. Mi ha alzato la mano. Hey, nice to meet you! Finally, nice to meet you!
Ma stai scherzando, Todd Hutchins, ragazzi, cioè, è assurdo. Quindi, ragazzi, oggi non ho voluto filmare troppo per, sai, eravamo lì in un ambiente comunque, non dico familiare, ma eravamo tutti lì così, che ridevamo, scherzavamo, mangiavamo. Cioè, era brutto tirare fuori il telefono e fare, ehi, John, saluta i stessi strongari del canale, cioè, era brutto. Però mi prometto che mi rifarò da domani, filmerò il più possibile, cercherò di portarvi con voi, con me, queste esperienze fantastiche. Poi siamo andati con Hermes e gli altri ragazzi italiani a farci un giro in centro, abbiamo mangiato dei dolcetti tipici, bevuto il tè. Siamo un po' stanchi, andremo a dormire, ci rilassiamo, domani ci svegliamo presto, doccia, ci vestiamo, andiamo giù a mangiare colazione tutti insieme, magari vi porterò con me. E niente, ci vedremo domani, poi aspettatevi i contenuti della Madonna. Ragazzi, le vado a dormire perché sono stanchissimo. Ricordatevi che la forza non è mai la debolezza. Vi voglio bene davvero a tutti di cuore, davvero tantissimo. E anche grazie a voi siamo riusciti a arrivare. Sono riusciti a arrivare a questi piccoli traguardi che per me davvero sono pazzeschi. E ricordate che la forza non è mai la debolezza. Stay strong, guys! Stay strong! No, che non posso fallire. Giuro che io lo faccio davvero. E no che non posso capire, io lo faccio perché fra ci credo. Ricordo bene quando ero un bimbo, un euro in tasca ed ero ricco. Cresci, cambia, cambia lo sfizio. Meglio povero che il vitalizio. Niente mano, ora lo esigo. Voglio tutto, ogni residuo. Da quando ero un bimbo sogno una vita che non è mia. Plug, plug per tutta la via. Plug, plug per tutta la via. Yeah. Giro la sera, birra catena. Lei se la mena, vuole che spenda. E io sono senza, a volte ci penso, a volte ci penso. Almeno sono sempre lo stesso.